Ospite della giornata qui con noi, l'abbiamo annunciato all'inizio, chi ci segue attraverso il canale 191 del Digitale Terrestre o in streaming video su Rete3.tv già lo vede qui al mio fianco. Io ve lo presento per quelli che ci ascoltano attraverso la radio, è Massimiliano Vaccaro, assessore del comune di Cetraro all'ambiente e alla raccolta differenziata. Benvenuto assessore, buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti i radioascoltatori e vi ringrazio per avermi invitato qui. Ci mancherebbe, anche perché parliamo di una cosa molto interessante che ovviamente coinvolge tutti, perché parliamo di ambiente e parliamo di un'iniziativa tra l'altro di cui lei è molto felice, di questa iniziativa, no? Ne vogliamo già parlare di che cosa si tratta. Sì, diciamo che sul porto di Cetraro in questi giorni ci sono stati e ci saranno un po' di eventi. Quello più importante che mi preme sottolineare è quello ovviamente della bandiera blu, che noi insomma come porto di Cetraro, come Prodo, e siamo al secondo anno e abbiamo insomma avuto questo importante riconoscimento. Ovviamente in questo ambito c'è anche la terza edizione del terzo quadrante organizzata sì, da Anna Cavaliere, e questa è diciamo un'iniziativa molto importante, e perché assieme a loro c'è anche il Centro Velico e quindi il presidente Leporini Cristina. E vorrei sottolineare che a Cetraro abbiamo questa scuola di vela, quindi che parte per i bambini da 6 anni in su, e quindi fino all'età anche bello, più venerante. Bello, bello questo. Ecco, diciamo che adesso ci saranno, oggi faranno la cosa più che mi interessa, anche se poi ci saranno le prove in mare, quindi una moltitudine di barche messe a disposizione dalla Nautica Caravans, che collabora insieme. Tra l'altro poi lo sentiremo anche telefonicamente, si tratta di Natalino Scarpelli, quindi insomma parleremo anche con lui. Certamente. E quindi dicevo che queste imbarcazioni verranno messe a disposizione gratuitamente per le prove in mare. Ma l'evento importante che è contenuto in questa diciamo, manifestazione è quello che riguarda la pulizia delle spiagge, che coinvolge le nostre scuole cetraresi, le elementari, le medie e i licei. Quindi, mi permetto anche di allargare, no? Visto che sì, chi ci ascolta, no? Potrebbe anche venire lì oggi, in questi giorni, insomma, anche perché è un modo per coinvolgere ovviamente le scuole in certo, primis, ma anche i genitori, no? Perché poi possono fare una parte importante quando sono a casa con i propri figli. Soprattutto tu tocchi un punto che a me è molto caro, perché allora diciamo che i nostri figli, mettiamola così, sono quelli che ci danno l'input e la sensibilità, perché forse noi ci siamo un pochettino atrofizzati su alcune cose, ovviamente non tutti, c'è tanta gente però cercare di sensibilizzare non è mai troppo. La sensibilizzazione che parte appunto dal basso, dai bambini, e che quindi anche a noi adulti ci va a toccare nel cuore, e quindi questa è una cosa bella. Quindi questi ragazzi saranno impegnati a pulire in questa fase la spiaggia che riguarda il tratto di Lampezia, uno dei tratti più belli che abbiamo a Cetraro e sul quale l'amministrazione ovviamente ha investito tanto, abbiamo sistemato tante cose e tante altre ne faremo. Quindi questa iniziativa di tenere pulite le spiagge e impiegare i ragazzi, i bambini per farlo è una cosa molto bella. Sembrano quasi cose, io devo fare una lode all'amministrazione, perché non tutte le amministrazioni, poi sembra una cosa quasi scontata, no? Sembra una cosa, sì, ma poi in fondo cosa fanno? Una giornata con i ragazzini. E invece non è così, perché insomma educare è la prima fase, la fase più importante, quindi è lodevole, perché immagino anche che poi dietro tutte queste giornate ci sia un lavoro importante dell'amministrazione, in primis con lei, dottor Vaccaro. Sì, certamente, ovviamente c'è anche tutta un'organizzazione alle spalle, anche perché poi questi sacchi devono essere ritirati, devono essere conferiti, eccetera. Quindi abbiamo organizzato già con il gestore che
che praticamente ci svolge il servizio di raccolta sul nostro territorio cetrarese, affinché tutto poi sarà organizzato e gestito come... C'è anche un altro tipo di educazione poi, anche alla differenziata, perché no? Insomma, quindi c'è tutto un discorso che si allarga, quindi è importantissimo. Assolutamente. Io sarò pedante, ma continuo a ripeterlo, questo è un tema che a me sta molto a cuore. E nei prossimi giorni sarò probabilmente alla scuola media di Cetraro anche per spiegare ai ragazzi come sono i processi della differenziata e come agiamo nella nostra cittadina con la differenziata. Sono orgoglioso di come sta andando la raccolta differenziata e posso dire che siamo già in questi giorni al 62% di differenziata su Cetraro. Beh, diciamo, già una buona percentuale. Sì, una buona percentuale, e credo che potremmo far risparmiare qualcosa ai nostri cittadini sulle prossime bollette. E quindi questa è anche una cosa bella, perché diciamo... Beh, insomma, è un input importante, no? Sì, quando uno poi sa di poter risparmiare qualche soldino. Le due cose, sì. La salute in primis, ma anche l'economia diciamo di una famiglia è importante, per cui queste sono cose che vanno a incidere. Bene, io penso che come amministrazione lei ha imboccato la strada giusta, quindi le auguro di proseguire su questa strada. Poi c'è anche un altro aspetto che a cui stavo riflettendo, no? Sì. Ed è quella della valorizzazione del porto di Cetraro, perché insomma è una risorsa importante per Cetraro, non solo, è un po' per tutto la costa tirrenica. Ecco, io vorrei dire che forse dovremmo tutti quanti un po' togliere quest'idea di federalismo che qui al sud purtroppo è un po' radicata. Io parlo sempre di territorio, perché il porto di Cetraro non è mio, che sono cetrarese. Infatti l'ho sottolineato, non è solo per Cetraro. Hai fatto benissimo. Ma per tutta la costa tirrenica potrebbe essere una grande risorsa. Hai colto nel segno. E poi, su iniziativa del sindaco Angelo Ita, che è praticamente il motore, il propulsore di questa amministrazione, lui diciamo è una persona che ha una miriade di idee eccellenti e che poi non rimangono semplicemente idee, perché lui le concretizza tutte queste idee. Quindi sulla sua volontà di rendere questo porto sempre più bello, sempre più diciamo all'avanguardia, si sono fatte tante cose. Ovviamente, come dicevo prima, c'era il fatto questo della bandiera blu. Mi preme sottolinearlo che siamo al secondo anno e quindi anche con il grande impegno del dottor Massimo Ito, che è direttore del porto, e soprattutto per il progetto che ha seguito l'ingegnere Nadia Pugliese, che è responsabile del programma Bandiera Blu. Credo tu sappia, ma lo diciamo per i radioascoltatori, per quelli che sono meno informati, noi abbiamo avuto un cospicuo finanziamento per il porto di Cetraro, che sono 5 milioni di euro circa, e adesso adegueremo ancora di più il porto e quindi amplieremo anche i posti barca, ma non solo quello, perché faremo anche delle infrastrutture come per esempio un raccordo con la statale 18 che permetterà alle barche, quelle a vela con il pennone alto, che siccome abbiamo il nastro ferroviario che ci inibisce un pochettino per il passaggio. Sì, è vero, quello è vero. E quindi adegueremo anche in questo senso. E poi tante altre cose, ma non solo il porto turistico, anche il porto peschereccio, dove già c'è stato un finanziamento concesso e verranno sistemate un sacco di cose. Quindi daremo maggiori servizi ai pescatori. Bene, e queste sono tutte belle notizie. E poi bandiera blu a Cetraro, bandiera blu a Praia, Tortora, San Nicola, significa che le amministrazioni negli anni hanno cominciato a capire che bisognava fare qualcosa di importante per il nostro mare. La bandiera blu è indice di balneabilità di alto livello, quindi questo è un merito all'amministrazione di Cetraro. E parlando di territorio, proprio di tutti i territori, forse stanno cominciando a capire che bisogna agire un po' in sinergia. Il mare va pulito tutti,
Sì, assolutamente, il mare è un bene come tutto il resto. Io parlo spesso di bene comune, del bene della collettività. Noi dobbiamo avere il massimo rispetto e per il mare e per il nostro ambiente e il nostro territorio. Per cui mi sforzo di dire ogni giorno di tenere puliti tutti gli ambiti, perché anche la cicca di sigaretta buttata per terra è un grave danno all'ambiente e alla nostra salute, per cui dobbiamo assolutamente salvaguardarlo. Ritornando, volevo dire una piccola cosa. Certo. Che ritornando alla bandiera blu, che come dicevo siamo alla seconda volta, noi siamo gli unici due porti tra la Sicilia e la Calabria, insieme a quella di Roccella, con la quale città siamo gemellati, che questa è una notizia nuova, non lo sapevo, gemellati con Roccella. Sì, che abbiamo avuto questo importante riconoscimento. Ovviamente non ci accontentiamo e cerchiamo di andare avanti e di fare sempre del nostro meglio. Bene, parliamo un po' di quelle che sono state. Intanto vorrei anche, scusate, dare il buongiorno, perché al telefono abbiamo Natalino Scarpelli. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, stavamo facendo una chiacchierata con l'assessore Vaccaro su queste giornate prove in mare, giusto? Sì, questa è la terza edizione che noi organizziamo come NS Nauti Caravans, arrivate dall'associazione Terzo Quadrante, che è un'associazione nata per la cultura del mare, presidente Anna Cavaliere. Organizziamo queste prove in mare e come intorno a questo evento organizziamo tanti altri eventi. Quest'anno abbiamo organizzato la pesca dei rifiuti. Stiamo cercando di sensibilizzare tutti i ragazzi e quindi i giovani per il futuro di rispettare il mare, rispettare l'ambiente. Bene, come mi pare che abbiano messo a disposizione le imbarcazioni, giusto per... Sì, noi abbiamo messo in acqua 15 barche nuove con gommoni che vanno dai 5 metri ai 15 metri e sono disponibili a titolo totalmente gratuito. Quindi tutto quello che è qui è tutto gratuito e facciamo provare l'ebbrezza di andare per mare con un'imbarcazione o con un gommone. E in più abbiamo quattro barche, tra barche e gommoni, a terra, non in acqua. Far vedere come sono fatte, come non sono fatte, insomma, tutto quanto spiegarlo a terra. È un bel impegno, insomma, far uscire tante barche a titolo gratuito, insomma, vi siete impegnati davvero. È un grandissimo impegno e considerate che viene tutto sponsorizzato da NS Nauti Caravans. Non abbiamo l'aiuto di nessuno e questa è pure la terza edizione. Stiamo facendo tutto da soli, siamo un pelo stanchi, però insomma sappiamo che lavoriamo in un territorio molto molto difficile, poco sensibile a queste iniziative, però lottiamo, ci crediamo e lottiamo perché raggiungiamo dei risultati ottimi e poi poco ci interessa di tutto il resto. Però diciamo bisogna poi sempre impegnarsi, no? È vero che magari certe manifestazioni la sensibilità viene meno, noi stiamo cercando in effetti come radio oggi di sensibilizzare quanto più possibile le persone, anche quelle che non sono di Cetraro, ma di avvicinarsi a questo tipo di manifestazioni, di giornate, proprio per capire, e dicevamo con l'assessore prima, di portare a casa anche un'esperienza del genere e farne tesoro anche per i nostri figli. Quindi assolutamente una cosa molto lodevole quella che voi fate, oltre all'esborso economico, perché immagino che appunto, come dicevamo prima, mettere in mare tante imbarcazioni non sia una cosa anche dal punto di vista economico così semplice. Però questo vi dà grande merito, no? Grazie. Vuol dire che voi lavorate col mare e quindi insomma è un bene che dovete preservare in tutte le forme. Assolutamente sì, anche se poi personalmente sono una persona aperta a queste iniziative, ma proprio come carattere,
al di là del fatto che lavoro con il mare, che dovrà essere il mio futuro, il futuro della mia azienda, il futuro di tutto quello che è l'umanità, perché se consideriamo già che la legge della settimana scorsa in Europa, che ha vietato entro il 2022 tutto il monouso in plastica, questo significa l'allarme quanto è grande. L'allarme è veramente enorme e ancora non capiamo questa situazione. Beh sì, questo è un dato molto preoccupante. La plastica in primis credo sia la più grande responsabile, come oggetto di cui responsabili poi siamo sempre noi, insomma, che buttiamo questa plastica dappertutto. Siamo noi artefici del nostro futuro. Grazie Natalino, è importante, io ti faccio tanti in bocca al lupo e proseguite su questa strada. Grazie. Perché c'è bisogno anche di imprenditori come voi, che non solo guardano all'utile ma anche al benessere di tutti. Questa è una cosa molto importante, grazie. Mi piaceva sottolinearlo. Grazie, mi ha fatto piacere del vostro interessamento, sarò a disposizione per altre interviste se volete, io sono qua. Ma grazie, guardi, a questo punto colgo l'occasione, la invitiamo, quando vuole può venire in studio, così facciamo una chiacchierata un pochino più nel dettaglio. Con tanto piacere, saluto tutti i radioascoltatori, a presto. Buona giornata a tutti, vi aspettiamo, grazie. Okay. A presto grazie. Allora, bene, allora Assessore, noi torniamo invece a quello che è stato il suo operato nel comune di Cetraro, ne vogliamo parlare un po', insomma, poi bisogna anche un po' esporle le cose, no? È vero che c'è chi lavora dietro, chi magari non ha voglia tanto di farsi vedere o di pubblicizzarsi, però poi insomma quando le cose vengono fatte bisogna anche poi dirlo. Sì, essendo io un neoassessore, questa è stata la mia prima esperienza, adesso volgerà a termine l'anno prossimo perché il nostro mandato sta per scadere e quindi, come dicevi tu Francesco, sì, non c'era tutta questa voglia, insomma, di manifestare le cose che uno fa e quindi meglio lavorare nel silenzio e produrre. Questa, diciamo, era. Però è anche giusto che la gente sappia, perché poi se no le cose non si sanno e sembra che... No, poi vengono fuori sempre le cose negative e noi invece la nostra filosofia è quella di far venire fuori quanto più possibile le cose e positive. Credimi, io ho avuto questo assessorato che è stato molto sofferto nei primi anni, intanto perché avevo l'assessorato ai servizi e alla manutenzione e quindi... tutte, diciamo, quelle cose che toccano più da vicino il cittadino, e quindi i servizi, l'acqua, le strade, l'illuminazione pubblica, la raccolta differenziata e tante altre cose. Bene, diciamo che abbiamo fatto dei grandi passi in avanti. Questo grazie ovviamente al sindaco, a tutto il gruppo, come ovviamente grande guida, si lavora sempre in e gruppo. E poi alla sinergia che c'è stata nel nostro gruppo. Soprattutto, vedi Francesco, una cosa che io credo molto, quindi la voglio premettere. Se si fanno delle cose e non le si condividono con i compagni di viaggio e con la gente, è come se non le avessi fatte. Quindi bisogna condividere tutto e soprattutto con i cittadini. Io continuo a dirlo sempre, di persona fisicamente ma anche sui social, che dobbiamo condividere e dobbiamo fare le cose insieme. Siamo fatti dei grossi passi in avanti, come ti dicevo, perché non appena ci siamo insediati abbiamo analizzato quali erano i punti critici e come poterli risolvere. Uno di questi era il servizio idrico, che non funzionava bene, per cui abbiamo pensato di esternalizzare il servizio e abbiamo fatto bene, perché adesso stiamo avendo i risultati. Quindi le nostre acque sono più pulite, le nostre acque sono più con maggiore afflusso, per cui stiamo mettendo a punto tutta una rete idrica vetusta e che risentiva ovviamente del tempo. E questo è un po' un problema di un po' di tutti i comuni. Io poi credo che sia anche importante, insomma, che noi cittadini, chi non è impegnato nelle amministrazioni, debba capire una cosa, che secondo me oggi le amministrazioni comunali non hanno vita facile. Quindi qualsiasi cosa si faccia non è una cosa così scontata.
Quindi quando qualcosa si fa per le amministrazioni riescono a fare, ad avere anche dei finanziamenti, non è così semplice, non è più così scontato, insomma i soldi sono pochi, diciamoci la verità, e quindi le amministrazioni devono sapersi muovere. Quindi quando un'amministrazione riesce, io ho visto un bel lungomare a Cetraro, ho visto molte cose nuove, sì. E quindi insomma, e quando forse il cittadino, chi ci sta sempre magari lo nota poco, certo, no? Chi invece certo. viene qualche volta come me nota le differenze. Quindi io dico a tutti quelli che vivono nei propri paesi, dobbiamo essere contenti quando un'amministrazione riesce a fare qualcosa, un'opera, che sia idrica, che sia un monumento, che sia un lungomare, che sia... E questo già è sinonimo di lavoro, di impegno da parte dell'amministrazione. Quindi io credo che a Cetraro, con il sindaco e con questa giunta, finora ha fatto un buon lavoro. Poi saranno i cittadini cetratesi a scegliere in futuro certamente, chi li dovrà guidare, come giustamente che sia. Sicuramente. È chiaro, come dicevi tu, io faccio sempre l'esempio del seme che viene piantato e poi cresce la piantina, ma per mangiare i frutti non si può pensare di mangiarli dall'oggi al domani. Per cui anche quello che noi abbiamo fatto, stiamo iniziando a raccogliere in questo momento i frutti. E per quanto riguarda il servizio idrico integrato, che io poc'anzi ho un po' illustrato, ma anche per quello che hai detto tu, il lungomare, che prima sembrava un qualcosa, no? Anche se già concepito e strutturato, diciamo, con un'architettura molto bella, però mancava ancora di arredi e di altre cose. Adesso, di concerto con i nostri licei artistici, sono stati rivestiti tutte quelle parti che avevamo lasciato appositamente libere, appunto per fare questi mosaici artistici, e quindi ci sono una serie di mosaici che richiamano ad eventi successi a Cetraro nella storia, oppure alle nostre anche leggende. In più adesso è stata anche collocata una sirena, sempre prodotta dai nostri licei con ovviamente la guida dei professori. E a questo punto vorrei ringraziare il preside Graziano Di Pasqua della sua, diciamo, grande opera che sta facendo con i licei. I licei, siamo arrivati ad avere 800-900 ragazzi, e questo non è poco. Quindi anche da questo punto di vista Cetraro sta crescendo, e soprattutto la scuola è di fondamentale importanza. Con una decadenza culturale, come purtroppo stiamo assistendo... No, bisogna coinvolgere assolutamente le scuole. Le scuole sono di massima importanza. Glielo dicevo prima, la strada è quella giusta, secondo me. Io la ringrazio, noi dobbiamo andare adesso tra poco in pubblicità, quindi grazie per essere stato con noi, per averci parlato di tutto quello che si sta facendo a Cetraro, e noi lo viviamo anche come cittadini della costa tirrenica calabrese, quindi quando un comune della nostra costa fa delle cose positive dobbiamo essere tutti contenti. Grazie ancora per essere stato con noi, Assessore. Grazie a voi e un saluto a tutti i radioascoltatori.